Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi facciamo conoscenza con il nuovo Motorola Moto Lux, un telefono che ancora non è stato distribuito in tutti i negozi, quindi è una vera e propria anteprima. Telefono che dico subito trovo bellissimo da un punto di vista estetico, un mix di parti gommate e parti metalliche che lo rende molto solido e molto gradevole nell'impugnatura. Oltretutto mi ricorda molto, anche se in versione leggermente più piccola, l'HTC HD2, un telefono che ho amato tantissimo. Vediamo qualche dettaglio, poi magari guardiamo anche l'interfaccia successivamente. Display con diagonale da 4 pollici con risoluzione 854x480 pixel. Un buonissimo display, direi che pur senza essere un AMOLED fa benissimo il suo lavoro. La parte frontale del telefono prevede nella zona superiore capsula auricolare, una capsula auricolare che dico subito è un pochino sotto gli standard di altri telefoni Motorola, un pochino gracchiante e anche un pochino basso il volume. Non so dire se sia un problema di questo esemplare, ma rispetto ad altri terminali Motorola provati anche di recente, è un pochino sotto media. Videocamera frontale, VGA per fare le videochiamate. Nella parte bassa del telefono abbiamo quattro tasti a sfioramento: lente di ricerca, tasto di ritorno, tasto home, menu contestuale di Android. Nella parte bassa un elemento di spicco, vediamo se riesco a farlo vedere qui. È presente un LED di sistema, una luce piuttosto ingombrante e in alcune situazioni anche piuttosto fastidiosa. È chiaramente il LED delle notifiche che ci notificherà le chiamate perse, gli SMS non letti, ma che si accenderà anche durante il processo di ricarica della batteria. Qualora questa operazione venisse fatta, per esempio, di notte in una stanza buia, la luce che verrà prodotta arriverà ad essere addirittura fastidiosa, per quanto è forte. Comunque, in alcune situazioni ci permetterà di vedere molto, molto velocemente le nostre notifiche. Vediamo un attimo il corpo del telefono. Parte destra con un classico tasto, doppio tasto a bilanciere per il volume, tasto della fotocamera a doppia corsa, quindi dotata di autofocus, fotocamera da ben 8 megapixel con flash LED. Dico subito che la fotocamera è molto interessante per quanto riguarda gli scatti, buona risoluzione, funziona anche abbastanza bene in condizioni di luce scarse, un po' meno per quanto riguarda i video, non tanto per la qualità del video quanto per la risoluzione. Che mi sembra un pochino poco coerente con la risoluzione della fotocamera. Di fatto la risoluzione dei video è soltanto una wide VGA, quindi 800x480 pixel. In periodi in cui oramai la fanno da padrone e Full HD, forse anche un HD normale ci poteva stare. Parte posteriore con questo coperchietto che è rivestito in gomma, ma in realtà è di metallo, conferisce una bella solidità a tutto il telefono. E questa generosa griglia che funge da altoparlante di sistema. Nella parte sinistra troviamo anche la nostra presa micro USB in versione 2.0 high speed. Anche qui troviamo lo spazio per un laccetto. La parte hardware di questo telefono è un pochino datata e forse è colpevole di alcune piccole incongruenze di questo telefono. Il processore è l'MS7227 di Qualcomm con clock a 800 MHz. Questo probabilmente è il motivo per cui il telefono non riesce a girare video in alta risoluzione e determina anche qualche leggero rallentamento in alcune fasi. Forse si poteva optare o per un clock maggiore o per processori da un GHz, la serie 8 di Qualcomm, mi viene in mente che mi sembra un pochino più prestante. Il processore è comunque assistito da 512 MB di memoria RAM, la scheda è una Adreno 200, quindi, come dicevo, una piattaforma piuttosto collaudata. La memoria interna è di 1 giga, naturalmente espandibili con una scheda micro SD. Ho dimenticato prima, quando ho fatto vedere il retro del telefono, che sotto al cover troviamo, oltre alla SIM e allo slot per la scheda di memoria, una batteria da 1400 mAh.
Cosa che voglio segnalare è che questo telefono è naturalmente dotato dell'interfaccia proprietaria di Motorola, telefono che come detto gira su Android in versione Gingerbread 2.3.7. L'interfaccia di Motorola è personalizzata, ma non è così invasiva e talvolta fastidiosa come in altri telefoni che ho provato recentemente, che addirittura rendevano obbligatoria l'iscrizione a un account Motorola per verificare alcune potenzialità del telefono. Di fatto la grafica è personalizzata da Motorola, la logica di posizionamento dei widget e dei collegamenti è la stessa che troviamo in tutti i telefoni Android. Carini alcuni widget come questi che ci permettono di visualizzare gli ultimi programmi aperti ce li propone con questo ventaglio, noi possiamo scegliere, o una cosa simile ci può capitare con i contatti che abbiamo utilizzato più di recente, possiamo andare a scegliere uno dei nostri contatti. Abbiamo anche delle scorciatoie rapide per accendere il Bluetooth, il Wi-Fi, eccetera, eccetera. Possiamo assolutamente sbizzarrirci nel personalizzare la nostra interfaccia. Ho dimenticato prima di dire che la parte radio è 7.2 megabit in download e 5,76 in upload, quindi c'è qualcosa di più veloce in giro, ma questi dati sono abbondantemente sufficienti per una navigazione di primissimo livello, per uno scambio dati di primissimo livello. Parte del menu. Ecco, ho dimenticato un'altra cosa. L'interfaccia, così come il nostro menu, sono sensibili alla posizione del telefono, quindi basterà posizionare il telefono in orizzontale o in verticale e vedremo sia la disposizione del menu che l'interfaccia, della home, la vedremo girare in base a come il nostro telefono viene movimentato, quindi ci aiuterà nello svolgere alcune operazioni. Dico anche, adesso mi è venuto in mente girando il telefono, che la tastiera integrata da Motorola mi sembra molto reattiva e molto sensibile, mi sembra che funzioni veramente molto bene anche se non la si usa in orizzontale. Il menu prevede ormai i classici software che Google carica sull'Android, quindi casella Gmail, navigatore, eccetera, eccetera. È presente il Flash Player in versione full che gira senza problemi nel nostro browser. Andiamo a vedere un attimo come funziona il browser internet. Questo è il browser stock di Android che ha il consueto limite di cui ho parlato altre volte di non poter essere impostato in maniera permanente in modalità desktop, ma comunque funziona in maniera eccellente. Come dicevo, gira senza problemi il Flash Player, non ci sono grossi problemi nella navigazione, anche se devo dire che il browser è uno di quegli ambienti in cui ogni tanto il processore mostra il fianco, nel senso che può capitare di vedere qualche piccolo ritardo nello scroll della pagina, quando la pagina non sia ancora stata del tutto caricata. È presente il pinch to zoom, come si può vedere, ogni tanto c'è della scattosità. È probabilmente una caratteristica, come dicevo, da ascrivere ad alcuni tentennamenti del processore che forse su un telefono di questa fascia si poteva farne a meno, insomma, ci sono browser che hanno delle prestazioni un pochino migliori di queste. Che cos'altro si può dire di questo telefono? Un telefono molto molto gradevole esteticamente, veramente bello, anche poco ingombrante. Adesso fatemi dare un'occhiata perché non ricordo a memoria le misure. Allora abbiamo 11,7 cm in altezza, 6 centimetri in larghezza, poco meno di 1 cm di spessore, quindi è veramente molto portatile. Peso meno di 124 grammi, quindi è un telefono molto, molto compatto. Sì, forse una volta non l'avremmo definito così, però rispetto ad alcune bistecchine che ci sono in giro in questo momento è abbastanza compatto. Un'altra cosa interessante che volevo far vedere che riguarda l'interfaccia è la gestione dello sblocco, che assomiglia un pochino alla Sense di HTC, la 3.0. C'è questa disposizione in cerchio, basterà premere sulla nostra chiave
sbloccare. Se invece volessimo accedere direttamente a una delle funzioni che possiamo personalizzare del nostro standby, ci sarà sufficiente prendere il programma e trascinarlo all'interno del cerchio. Questo ci farà comparire in questo caso, l'elenco delle telefonate, come si può vedere. È una cosa abbastanza comoda per rendere più immediato l'utilizzo di alcune funzioni. Bene, direi che ci possiamo fermare qui con questo Motorola Motolux, un telefono che, come dico, ha qualche piccolo tentennamento ogni tanto che secondo me non va a inficiarne la qualità e il giudizio. Come ho detto prima, lo trovo veramente molto molto bello esteticamente. Un saluto da Ivan di Paco Digit e alla prossima.